Perché gli altri non si ricordano di me? Perché io mi ricordo e gli altri no? Questo delle volte può succedere, sia perché tu hai una particolare magari sensibilità nell'ascoltare quello che dicono gli altri, oppure ci sono dei casi in cui abbiamo talmente timore del giudizio degli altri che tendiamo a ricordare ogni singola cosa che facciamo. In realtà non è che ricordiamo gli altri, ricordiamo quello che facciamo noi in presenza degli altri. Delle volte è anche necessario saper comunicare, lasciare comunque un segno di quello che diciamo. Perché siamo dei comunicatori o perché in un'occasione pubblica o un'occasione di lavoro abbiamo la necessità di far notare alcune caratteristiche rispetto ad altre. Come possiamo fare affinché gli altri possano ricordare quello che stiamo dicendo? Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli di alcune cose. La prima è che le persone tendono a tirare l'acqua verso il loro mulino, o detto in altre parole, se ne fregano, sono sempre concentrati su se stessi, su quello che fanno loro, non quello che fai tu. E quel minimo di attenzione che dedicano a te, dedicano in quell'istante, dobbiamo saperlo sfruttare abbastanza bene. Dobbiamo cercare di lasciare proprio il segno in quel momento. Un suggerimento potrebbe essere quello di iniziare con qualcosa che ti accomuna con il tuo interlocutore. Cercare di parlare non con una cosa che piace a te, che credi possa piacere a te, ma quello che piace, che può piacere al tuo interlocutore. Se incontri una persona e intuisci che c'è un qualche collegamento con quello che fai, è da lì che devi partire. Da quel momento che hai creato questa piccola relazione, inizi a dire una sola cosa che credi possa essere utile. Se inizi ad elencare tutto quello che fai, non ha senso. Affolli la mente del tuo interlocutore, farà sicuramente difficoltà a ricordare quello che dici, e in quel momento è come se lui alzasse un muro, ti dice di sì, ma in realtà non ricorda nulla. Riassumendo, devi cercare di partire non con una cosa che credi piaccia a te, devi cercare di trovare una cosa che accomuna te con l'altro interlocutore, dopodiché inizi la tua relazione. E se devi raccontare di te, cerca di scegliere solo un elemento, cerca di focalizzarti su una sola cosa. E questo vale in ogni tipo di comunicazione, sia se stai comunicando con qualcuno online, sia se stai mandando un'email. In quel momento concentrati su una sola cosa. Lavoro il legno, mi piacciono anche i modellini. Sì. Interessante. E poi colleziono i francobolli, fantastici. Un altro pochino da bere, grazie. Sì. Pensa che faccio anche la collezione delle navi in bottiglia. E la bottiglia dopo dove la metti? Ah, non lo sai? Sì.